lottati contro questi due. Interferire con lo squartamento dei criminali una volta legati al ceppo. Ercole. Un'ora gratis al bordello. A chi lo dice? Eccolo! Prendiamolo! Sama, ora! Ora! Ecco un buon nascosto. Adesso morrai! Scelta. Vattene da Roma. Non ti voglio più vedere qui intorno. Ben presto sarà così ovunque. Come un altro. Viviamo in tempi oscuri. Sarà stata la confraternita. Ezio, questi è Egidio Troche. Ci conosciamo. Da debitore del banchiere, adesso sono vostro debitore. E di questo sono grato. Sapete che non entro in una taverna da mesi? L'opportunità di cambiare le cose qui vale bene qualche bevuta. Il senatore mi stava giusto parlando delle trame alla corte di Cesare. Maria mi ha detto che avete eliminato gli ambasciatori stranieri. Ma ora dovete impedire che questa notizia giunga a Cesare. Anche i membri della corte colpevoli di incontrarsi con gli ambasciatori dovrebbero essere intercettati, se mi intendete. Ma soprattutto, il grande agitatore Prospero Colonna è stato catturato. Dovreste liberarlo. Sarebbe un duro colpo per i Borgia. Sarà fatto, amico mio. Il senatore e io abbiamo scoperto dove si incontreranno i Borgia e gli ambasciatori stranieri. Questi ultimi li avete uccisi. Adesso bisogna fermare chi complottava con loro. Io posso mostrarvi il luogo, ma lascerò il resto a voi. Affrettiamo. Dell'ascensione di Giotto e del braccio sinistro di Sant'Orsola. La processione percorrerà un'altra pattuglia di damerini dei Borgia venuta tra noi per renderci la vita in...
Andiamo! Pia! Uccidetelo! Vi ringrazio, Ezio. Torno subito alla rosa in fiore. Farò sapere alle altre quanto siete coraggioso. Borsa di 2000 scudi d'oro per il cavaliere più valoroso e cortese. Ezio, Cesare ha catturato i grandi condottieri Prospero e Fabrizio Colonna. Li ha fatti portare a Roma per torturarli. Se fossero liberi, sarebbero in grado di causare notevoli problemi ai Borgia e ai loro alleati. Saranno presto trasferiti sotto scorta, ma ho come il sospetto che questo non sarà un problema per voi. Banchiere senese Agostino Chigi ospiterà un'altra grande festa nella sua villa. In onore della sua immensa... compiendo indagini in merito a un presunto miracolo nella sua diocesi. Avanti, amici! Sentite che qualcuno è qui! Il giornale ricorda ai pellegrini in visita di fare attenzione. Come ci si sente a sapere che si hanno solo pochi istanti da lì? Direi inoltre scusarsi con la duchessa di Alba, augurando a sua grazia pace e tranquillità nel corso della sua visita. Prendetelo! Ci avete salvati, amico mio. Non siete ancora liberi. State pronti. Ah!
Adesso sei spacciato. Chiudiamo questa faccenda. Insomma, finitela! Non vi vergognate, luridi figli di cani! Sai, le armi servono a duellare. Deve esserci un modo per ripagarvi della vostra gentilezza. Continuate a lottare contro i Borgia. Lo faremo, promesso. Addio, amico mio. Addio! Ezio, voci delle vostre gesta sono giunte al Papa, che sta per inviare un corriere in Romagna. Se Cesare verrà informato dei recenti sviluppi, inonderà la città di truppe. Sottraete la missiva al corriere senza che se ne accorga. Portatemela e mi prenderò cura di creare un falso rapporto da consegnare a Cesare. Bene, mi metto subito all'opera. Aspettate un momento. Sostituite la missiva prima che il corriere si accorga di averla persa. Cesare sarà lieto di sapere che a Roma va tutto bene.